E ragazzi, benvenuti nell'ultima parte, nel quinto video relativo ai contratti da fixer che va da 33 a 40, che concluderà questa serie di tantissime missioni secondarie. Qua siamo proprio all'estremo sud, a Brandon Docks. Trasporto. L'importante è non danneggiare troppo il veicolo. Vabbè, simile a quello di prima. Strade secondarie dovrebbe andare tutto liscio. Che poi, vabbè, per danneggiarlo in maniera seria ce ne vuole, eh. Allora, prima fammi salire. Allora, vabbè, io passo di qui perché un po' prima. Perfetto, rampa. E andiamo per strada. A posto così. $5,000, queste qua dal lusso siamo passati all'auto d'epoca, raga. $5,000 di valore, cioè non è tantissimo, per una macchina. Scusa, fra. Solo che è immanovrabile. Una barchetta. Oh sì, una barchettina. 2 minuti e 22? Sti cazzi, vuol dire che c'è tanta strada da fare qua. Sapete? Ho questa sensazione. E infatti 2 chilometri sani. Vabbè, qui tutto fottutamente dritto perché non abbiamo altra scelta. Poi là si arriva al bivio e dobbiamo per forza dare un'occhiata, perché potrebbero ingannarti sti stronzi, eh. Diciamo che ho avuto mezzi che andavano più veloci, quello va detto. Mi piace un casino, ragazzi, la fisica dell'acqua. Beh sì, palesemente a sinistra c'è da andare. Ma io non so, ragazzi, se in un minuto e mezzo ci si fa, eh. Perché sto coso lo vedo camminare molto poco. Ma il ponte, brutto stronzo! No, vabbè, dai. Ho perso un casino di tempo. Che bastardo. Che poi non me lo agganciava mica il ponte. Vai, ci mancava anche questo. Siamo fottuti. Manovrabile. Beh, forse 600 metri 40 secondi ci si fa pure, però. Sì, vabbè, dovremmo farcela, sì, a voglia. Però che due coglioni. Andiamo di parcheggio a modo, eh. Devi scendere. Ok, questo contratto è molto stronzo. Cioè, questa nave ci ha dato parecchi problemi. Io spero che veramente tu mi dia un punto di consegna molto vicino. Non lo vedo vicino. No, invece sì, dai. Poteva andare peggio. Destra. Trentasette secondi 900 metri. Mmm.
praticamente c'è da fare tutto il drittone come dei forsennati. Raga, se la passo sono un campione. Mezzo chilometro, mezzo minuto, via. 400. Ok, per fortuna è una macchina che inaspettatamente corre più di quel che pensassi. Secondi, ma noi ce la faremo, ce la faremo, ce la faremo, ce la faremo, come se ce la faremo. Ce la faremo! E ce l'abbiamo fatta. Ragazzo delle consegne, delivery guy, $4,000. Bono. 13,000 in due, praticamente, missioni. 33 su 40 completati, ragazzi, ne mancano 7. 34esimo contratto da fixer. Siamo al secondo della quinta parte. E siamo a Brandon Docks. No, siamo a Words. Sorry. Il mio bersaglio si è fatto dei nemici potenti, quindi si muoverà sicuramente in fretta. Devo trovarlo e farlo fuori. Lei oggi si è fatto un nemico potente, cheat. Neutralizza il bersaglio, questa macchina qua. Se no, Nishba. Vabbè, il bersaglio è lì, buona. Ah, eccolo. Ecco il quanto. Vabbè, ma bene o male c'è una macchina non tra le più veloci, quindi secondo me qualcosa possiamo portarci a casa. Guarda qui, ora l'ho colpito. E cazzo, fai qualcosa. Ora ti vado addosso. Sinistra, 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 sinistra. Oh, non le chiappa le macchine, eh. Guarda, ora ti vado addosso. Aspetta, 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 aspetta. Fanculo, gli vado addosso. Aspetta, perché sto stronzo continua ad andare. E ovviamente va su, va su, va su. E lo vado a chiappare comunque lo stesso. Perché non muoio mai. Non è morto. Lo vado a prendere lo stesso. Qualcuno ho fatto fuori, ok. Tocca a te, ucciso, corsia di emergenza, $5,000. E adesso ci tocca scappare, però. Che mi basta uscire dal cerchio, però il cerchio sono cazzi adesso, perché il cerchio siamo in un punto della mappa di merda. L'unico modo per scappare è questo. L'unico unico, eh. Nuotiam, nuotiam, come diceva Dori, zitto e nuota, nuota e nuota, zitto e nuota, nuota e nuota, vaffanculo. 34 su 40, ne mancano 6. 35esimo contratto da fixer su 40, se mi permettessero di arrivarci. Sempre a Words, che non è male come... come quartiere, eh. Il bersaglio cercherà in tutti i modi di starmi lontano per proteggere i dati rubati. Devo avvicinarmi, recuperare le informazioni e poi farlo fuori. Ah beh, cose che abbiamo già fatto, già visto. Ma o me l'ha riparata? Ah no, una macchina uguale, fantastico. Aspetta, eh. Aspetta un attimo, aspetta un secondo, cheat. Proprio una macchina uguale mi ha mandato, grazie. Connessione perduta. Sempre 35 metri il limite. Questa pare un pochino più veloce di connessione per lo scaricamento dati, eh.
pure fermo, tanto chiacchierò meglio. Quindi fai tu. Com'è che sei ancora da solo? Bello come lo riabbassa. 80, 83. 89. Eccoli qua, gli amici, eccoli qui. Dati scaricati. Adesso gli vado addosso. Andato via, andato via, andato via, andato via, andato via, andato via, andato via. L'ho perso! L'ho perso! Ah, è un altro bersaglio! Ok! Adesso ha senso! No, no, no! L'ho perso! Perché sono scaltro per quello. Qui copriamo noi! Finché non mi vedono a me va bene, eh. Anzi, portami anche fuori dal cerchio, dato che ci sei. Godo. Mica come corre su SUV. Più della macchina di prima. Ok, sto contratto mi garba un botto. Mi garba, mi garba. È adrenalinico. Bene così. Anche se mi mancano quelli a tempo un pochino, eh. Da come lo riapre. È vero che a casa mia i cancelli di solito si aprono e si chiudono molto più lentamente, però questa è una cosa che a volte ci può giovare a favore, soprattutto con la polizia, quindi va bene che si aprono e si chiudano così rapidamente. Bisogna pensare anche al rovescio della medaglia. Adesso è rimasto da solo, bene così. Siamo sbarazzati di tutti gli amici per ora. E adesso basta solo neutralizzarlo. Certo che se cammina sulle piste pedonali la vedo molto dura. L'ha abbassato. No, vabbè, assurdo. Ma che bastardo che è. No. E muori. Sta merda. Godo. Aspetta, prima che muoia anch'io. Questa si chiama neutralizzazione fai da te. 35 contratti su 40. Vamos così. 36esimo contratto da fixer. Ormai è countdown assurdo. Siamo a Parker Square e avviamolo. Ok, i fixer devono finire un lavoro e io creerò un diversivo. Tirerò gli sbirri con il veicolo che mi hanno lasciato e saremmo tutti felici e contenti. Oh, quanto li adoro questi. Ok, prendi il veicolo. Eccolo con il checkpoint, benissimo. Checkpoint, via. Quanto recuperano i checkpoint? 10 secondi, perfetto. Se magari riuscissi a scappare anche alla scansione, schifo non mi farebbe, ecco. Certo, anche te che mi metti proprio checkpoint nel mezzo. A tutte le unità, la stazione CPOS ha individuato il sospetto. Diramiamo la posizione. Andiamo addosso.
8. Merda. Vabbè, abbiamo un minuto di vantaggio. Buono così. Dobbiamo fermarlo. Sfonda tutto. Ai ai ai, la mia reputazione sta scendendo assai. Ma perché la gente non si fa i cazzi propri? Che due coglioni. Meno male ho accumulato. Deve essere in zona, lo troveremo. Prova ad andargli addosso, occhio. È inutile alzare i dissuasori, tanto non ci cascano, Più che altro dovrei pensare anche a cambiare un pochino di più, perché sto perdendo diversi secondi. Fermo. Che botto. Kaboom. Kaboom. 46 secondi ancora. Questo stronzo non può nascondersi. Non vediamo il sospetto. Cerchiamo ancora. Tanto io butto giù tutto, veramente. Inconsapevolmente sto distruggendo tutta Chicago. Così a caso. Ora faranno ripartire la scansione sicuro. Certo che la fanno ripartire, ma noi scapperemo. Ho recuperato i secondi persi prima, quindi a posto. 21. Dai, 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 22. Anzi, 21 adesso. Cazzo. 22. Ventitré. Ventiquattro. Venticinque. Devo essere un pochino più veloce. Mi hanno preso adesso. Boom. 26. Un agente è stato vittima di un incidente. Il 27esimo me l'avete messo abbastanza lontano, Ma va bene, va bene. Fa parte del gioco. Perché c'è anche la rampetta. Strade e binari. Ok. E a me tocca scappare adesso, brutti bastardi che non siete altro. Prova ad andargli addosso. Me l'ha lasciata a me la patata bollente, Bravi, bravi, bravi. Va bene, ci facciamo la fuga insieme, che devo dirvi, raga. Mi hanno colpito! Certo che con sta macchinetta qua. Ah, godo! Non è che mi mandi un'altra macchina adesso, no? Mi fai scappare, è vero, dopo il gesto che ho appena fatto dovresti veramente non farmi proprio più inseguire dalla polizia. Neanche a Watch Dogs 2. Io sono già tipo impanicato per Watch Dogs Legion, dove dovremo guidare a sinistra perché saremo a Londra, ma dettagli. Comunque ragazzi, 36 su 40 riusciti. 37esimo contratto da Fixer su 40. Siamo ragazzi veramente alla fine. Ormai possiamo dirlo. Siamo a metà dell'ultima parte, quindi insomma, se vogliamo precisare tutto quanto, siamo ai 3,5 quarti. Questo sì che è un lavoro divertente.
prendi il veicolo bersaglio alla milizia, quindi a Viseroa. Cazzo. Si preannuncia una fuga bella tosta. Il punto è che siamo tipo pony a tipo nord-nord. Fuggi dal club, vai. Ale, comincia la rumba. Bello che sono tutti già appartati lì. Allora, impostiamoci una destinazione. Tipo il super centro città. Eccoci, vi serve aiuto? Chi è che rompe il cazzo? Fuori strada! Scusate, chiamate importanti. Allora, tanto se non ti schiantassi contro gli alberi mi faresti un gran favore. E andiamo addosso! Qua c'è la rampetta. E ovviamente la salteranno anche loro, sicuro, vai. Andategli addosso! Questo però potrebbe essere... Dall'altra parte però. Dov'è quel bastardo? Dall'altra. Raggiungi il punto di consegna. Ma ora come faccio io a tornare indietro al punto di consegna che mi ribeccano, no? Tanto fammi uscire dal cerchio. Cosa severa ma giusta. Poi dopo se ne riparla. Fate attenzione, non è lontano. Sì, però ci sono uscito dal cerchio, cioè non è giusto. Adesso mi tocca anche tornare indietro, capito? Ste zone del cazzo. Cioè, la difficoltà di queste missioni non è tanto la missione di per sé stessa, ma è la zona. Cercate lassù. Giusto. Oh, grazie, finalmente te ne sei reso conto, cioè dopo una vita e un tre quarti. Oh, come la porto volentieri qua, guarda. Tac. Ale. Ok, basta. Liberazione è in tutti i sensi, veramente. Beh, 2 minuti di missione. Sti crancazzi. Benissimo così. 37 su 40 e 10.000 dollari in saccoccia. A posto. Signori miei, 38esimo contratto da Fixer. Ne mancano 3. Alla fine di tutto vedo la luce in fondo al tunnel. E la cosa mi aggrada anche parecchio, sapete. Siamo proprio nel centro, a The Loop. Un bel inseguimento ad alta velocità con gli sbirri per tenerli occupati e lasciare il campo libero al cliente. Ok, checkpoint. Buono. Niente, neutralizzazioni, cose varie, cazzi mazzi. Bene così. La macchina è giù, non mi ammazzare. Vabbè, anche perché sono passato sopra il bidone, quindi a posto. Ok, 20 checkpoints, via. Madonna, come cazzo l'ho detto, via. E comunque, io vi ricordo che abbiamo completato alla fine solo tipo 4 missioni del primo atto. Il personaggio ha ancora tipo molte abilità bloccate, quindi sicuramente questi contratti sono molto più difficili adesso rispetto, ad esempio, se li avessi fatti alla fine della storia o anche a metà. Quindi insomma sicuramente ci vuole più sforzo, più abilità a farli adesso, perché c'ho molte abilità non sbloccate. E, insomma, apprezzatele queste cose, raga, apprezzatele, dai. Dai che sono più veloce di te, no, col cazzo. Qua mi prende in pieno e verrò assolutamente ricercato. Qui centrale, riscontro della stazione di BOS, sospetto individuato. Ma il problema non è tanto l'essere individuato adesso, perché comunque i checkpoints li piglio lo stesso. Il problema è il dopo, che poi vengono a romperti i coglioni. Godo. Però magari tu mi facessi vedere cosa c'è. Ora gli va. Chiuditi.
Bastardo! L'hanno riaperta sicuro. Ma vabbè, noi non ci demorde questa cosa. Grave, non vedo più il sospetto. Abbiamo parecchi secondi di vantaggio. Bene così. Ta merda! 140 metri, 14 su 20. Madonna, 40 secondi di vantaggio. Bene così. L'importante è che non mi richiappino adesso. That's very important. Anche perché la macchina non è messa benissimo. Ho fatto un po' di cazzatelle. Comunque la seconda scansione, da quel che so, è molto più scarsa della prima. Mi sa che devo aspettare a parlare, sapete? Più. Questo cerchio è scappato. Se ce la faccio sono un campione. Tanto 18, non mi preoccupo dei secondi quanto della polizia. Dai che ce la facciamo. No, bastardo ancora. M'hai fregato un'altra volta. Sì, dovrei farcela senza essere individuato. Esci da sto cerchio. Esci da sto cerchio. No, ma vinco prima io. Arrivo prima io, in assoluto. Alza il ponte, che lo abbasso. Io lo abbasso il ponte. 6.000 di ricompensa. Godo malissimo. 38 contratti su 40, ragazzi, ne mancano due. Penultimo contratto da Fixer è il numero 39. Tanto il 40esimo mi ha anche già spuntato sulla mappa, quindi siamo a posto. Bene o male sono un pochino più semplici rispetto ai convogli criminali, ma adesso l'ho detto. Via! Bene, ho scaricato le informazioni. Alcuni bersagli hanno rubato dei dati. Devo trovarli, recuperarli e sbarazzarmi di chi li ha rubati. Ok, recupero dati. Ormai siamo abituati. Certo, potevo anche ordinare una macchinina, eh? Però vabbè. Tanto che clacson di merda che c'hanno. Va bene, non è che spuntano subito, vero? E infatti, spuntano subito. Pensavi, eh? Che te la rendessero facile. Certo, c'è una macchina un pochino migliore della mia. Merda, non l'ho colto. Ora ci vado addosso e lo faccio volare. Ma dai, ma farmi il piacere. Se chiudo la porta, succede un cazzo perché ti riprendono lo stesso. Le punte! Al culo, gli vado addosso! Fai, cambi direzione, brutta merda? Cambia direzione, ok. E io ti seguo lo stesso. Fai tu. Beh, 66%, due terzi, dai. Che merda, l'ho mancata la neutralizzazione. Già, seconda volta di fila che succede. Niente, lui la rimette lì, eh. Vai, passa, così poi passo io. Dati scaricati. E adesso si scappa. Ah no, un altro bersaglio, fantastico. Va bene. E che lontanissimo. Posso tagliare di qui? Sì, certo. Certo, messere, che può tagliare. Evero, gli ultimi erano con due veicoli da scaricare i dati. Vabbè, non c'è problema. Buono. Veramente ce l'ho fatta, tipo al terzo tentativo.
Addirittura così aggressivi siete. Guarda come ti chiappano, guarda come ti chiappano. Io vivo un culo lo stesso, a me non me ne frega un cazzo. Che poi fa lo stesso rumore delle pistole GTA 4. Ok, non sostateci davanti, mi raccomando. Qualcuno neutralizzato? No, ovvio. Va bene, via. Prima che mi ammazzino. Forza, resisti, adesso ci pensiamo noi allo stronzo. Passo di qui. Faccio così. Passo di lì. Ok, stronzo, ora te la faccio. Cazzo. Merda, 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 merda. Finisce sto guardrail? No, non finisce. Dal cazzo. E adesso ci vado addosso. Da quando in qua sparano dal veicolo? Vabbè, siamo in fondo ai contratti da fixer, ci sta. Merda, macchinina, un pochino più di sforzo, dai. Fatto fuori qualcuno? Yes! Sicuramente chiameranno rinforzi adesso. Ora ci vado addosso. Guardate. Abbiamo anche il cancello. Si sa mai, ma tanto sapendo la posizione dell'amico, sapranno anche la mia. Invece no, per ora no. Non lo vedo. Dai, 48%. Forza, forza, forza. Fai uno sforzo. Fai uno sforzo. Ovviamente si fa verso quello che ci sta cercando, no? Si va nella sua direzione, mi pare giusto. Forse riusciamo a scamparlo, sapete? Oh sì, baby. Oh yes. Oh, l'avete fatto scappare. Ora che lo dica, intanto. Oh no, che peccato, sono scappato. Beh, è quello che dovevo fare in realtà. Se mi lasci in pace fino alla fine, guarda, ti do un bacino sulla fronte. ...77, 88, 89, 90. No, non perderla, che palle. Ok, almeno l'accelerazione ce l'ha questa macchina, meno quella. 5, 96, 97, 98, 99. Ok, adesso c'è rimasta una sola cosa da fare: neutralizzare il bersaglio. Easy. Anche se in realtà sta correndo a manetta. Fra, sei solo. E autoneutralizzati, cazzo. Limite di banda. Il penultimo contratto se n'è andato. Ultimo contratto da fixer. Ah, che bello. Ci siamo sbarazzati di ste missioni secondarie. Veramente no, inutili no, però insomma rognose, quello sì. Abbiamo sto contratto. Il cliente vuole questa gente fuori dai piedi, ma prima dovrò trovarli. Non c'è tempo da perdere, devo fare in fretta. No, no, zia, domenica pro, domenica. Ok, neutralizza il bersaglio. E detta così, dici, è facile. Invece non lo è. Ma io c'ho la macchina ad hoc. Però
però corre sto tizio, eh. Non so quando saranno. Fra, perché l'hai... Perché l'ha trapassato? Vabbè, io non ho capire. Raga. Dov'è quello strutto? Merda, l'ho perso. Raga, incredibile. Ma perché lo trapassa? Qui abbiamo finito, qui non c'è. Io capisco che è l'ultimo contratto da Fixer, ma non serve che tu sia così stronzo. Neutralizza. Così. L'ultimo contratto così. Fine della corsa, trofeo guadagnato, però aspetta, 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 che adesso voglio finire il mio operato, ovvero quello di scappare. Ma tanto con la macchina così veloce voi non mi chiapperete mai. Guarda com'è lungo. Non capisco perché quando premo R3 dia la scossa, però ok. E dai, su. E fammeli seminare. Godo. Ragazzi, finiscono qui i contratti da Fixer. 40 su 40, una sudata assurda. Tra l'altro tipo ne ho fatti 20 in un giorno. Per dirvi, voi li vedete spezzati, ma ne ho fatti 20 in un giorno. Per dirvi.